Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, che in questi giorni ci sta accompagnando in questo cammino attraverso delle storie, ma anche attraverso i racconti che fa direttamente Padre Pio. Oggi l'epistolario numero 1, volume numero 1. Padre Pio scrive a Padre Agostino quello che era il suo stato d'animo. Ecco, dice, il buon Gesù ha posto in un'estrema desolazione il mio spirito. A stento sento di sentire, di vivere la vita dei figliuoli di Dio. Tutto è deserto, tutto è sconforto per l'anima in questi momenti di trepidazione e di speranza. Ecco, ricordiamo anche che siamo nel pieno della Prima Guerra Mondiale, infatti lui aveva fatto un accenno a questa situazione proprio a Padre Agostino. Di tanto in tanto una tenuissima luce che viene dall'alto, tanto per rassicurare la povera anima che il tutto è regolato dalla provvidenza divina e che il Padre Celeste le va conducendo per imprescrutabili segreti al raggiungimento del suo fine, che altro non è se non la sua perfezione, l'unione al suo Dio. Ma ahimè, di lì a poco ella, la povera anima, viene immersa in una desolazione ben più funesta di quella di prima. Non valgo a comprendere il come si possa vivere allorché Dio benedetto pone un'anima in questo strettoio. Quello che io valgo a dire, sì, è che l'anima in questo stato le sembra di vedere lontano, lontano, una mano che si occulti e che questa mano non può essere se non quella di Dio. Inoltre, nell'alta punta dello spirito sente simile ad un lieve soffiare di vento primaverile quella bellissima assicurazione del Divin Maestro che non può cadere un capello dal nostro capo senza la permissione del nostro Padre Celeste, che egli veglia paternamente su di lei. E che provandola con simili desolazioni lo fa sempre per amore e per la sua perfezione. E così, o Padre, l'amarezza della prova viene addolcita dal balsamo della bontà e della misericordia di Dio. Viva il Dio che sa sì meravigliosamente alternare le gioie e le lacrime da condurre l'anima per incognite vie al raggiungimento della perfezione.